Voi con Calcio Napoli 24, il blog e il sito dove tu comunque collabori, fate una sorta ogni giorno di ogni lunedì di Vox Populi, si chiama Volti, esatto, Azzurri, giusto? Esatto. E vediamo un po' che hanno detto oggi magari sul discorso scudetto, va, gli amici che avete in qualche modo sentito, perché insomma è difficile, ripeto, non pensare a Napoli che possa puntare ai massimi traguardi. Sono un tifoso del Napoli. Che vi devo dire? Ma noi ci crediamo, forse l'unica certezza è che la Juve non lo vince, quindi è aperto a tutti. Che parola hai detto? C'è bisogno di continuità. Detto non si parla, ma dopo Natale. Dopo Natale. Quindi dobbiamo parlare di scudetto adesso. Pensiamo, ma non ne parliamo. Io ci credo, ci spero, e da tifoso del Napoli spero che vinceremo lo scudetto. Forza Napoli. Mangerei una pizza con Amsi, che è sempre stato il più fedele al Napoli. E Higuain, perché? Che bello. Coenzino. Uno perché Enzino, come si chiama, non lo so, è napolitano e bravo. Con Higuain, perché macio. Sinceramente con Enzino. Con Higuain, ma non a notte. Una settimana sana sana, intera. Chiara, le signore, come dire, erano più attente, diciamo, ad altri aspetti, mangiare una pizza, fare qualche altra cosa con i giocatori del Napoli. Sì, è nato tutto praticamente in un bar, dal proprietario di un bar in via Duomo, una strada insomma famosa di Napoli, dove mentre io prendevo il caffè praticamente disse: sono belle le trasmissioni che parlano di calcio e tutto quanto, però per noi tifosi magari che paghiamo abbonamenti, canone e quant'altro, ci piacerebbe interagire di più e dire la nostra. Ho visto e che interagiscono abbastanza. Insomma, i miei compagni di viaggio sono Raffaele Carrella, produttore esecutivo, e Davide Sol, e poi ovviamente Calcio Napoli 24, di cui faccio parte. Nata come un Vox Populi, e poi invece ci siamo resi conto che al di là delle... Comunque da questo osservatorio che avete ogni lunedì si vede che a Napoli, sia pur, devo dire, con un entusiasmo giusto, non eccessivo, allo scudetto si crede abbastanza. Marco Bellinazzo, sì, che vive, sì, vive a Milano, ma insomma... Hanno anche oggi chiesto scusa a Sarri, perché diciamo che non gli hanno dato molta fiducia. All'inizio mi hanno fermata per chiedere scusa a Sarri. All'inizio.